E rieccoci qui in studio, qui i nostri ospiti sono andati avanti con la trasmissione durante la pubblicità perché sì, qui il tema accende gli animi e bisogna dire, io vorrei ripartire da questo, che sono dati alla mano, all'8 giugno gli arrivi, gli sbarchi hanno portato nel 2018 13.808 profughi in Italia contro i 61.285 del 2017, ecco un calo circa del 72%. Roberto Marcato, è merito di Minniti? Questo non si aspettava. No, ma, cioè, no. Allora se fosse merito di Minniti, e allora avevamo ragione noi, abbiamo ragione noi da 100 anni, cioè, diciamo che si può fare. Ci hanno spiegato per 20 anni che in realtà non si può fare perché il processo immigratorio è un processo ineluttabile, per cui i paesi più poveri avranno sempre questa spinta verso i paesi più ricchi, eccetera, eccetera, eccetera. Se c'è stato un intervento politico, allora vuol dire che si può fare e quindi siamo tutti felici e contenti. Non credo che l'avvento di Minniti, perché poi non è arrivato a fare il ministro da 100 anni, abbia determinato un crollo. Però sono dati di quest'anno, i dati sono reali. Ci sono una serie di fattori che hanno anche la pressione stessa sui nostri confini è diminuita, sono diminuite le partenze da lì, ci sono mille motivi, poi teniamo sempre conto che i primi sei mesi dell'anno non sono come i mesi centrali estivi. Periodo invernale, cioè, sempre ragazzi, comunque ricordiamoci che il tema delle immigrazioni come fattore che fa parte della società, cioè, noi abbiamo un problema demografico di natalità in Italia e anche in Europa che va affrontato. Però non lo possiamo affrontare con gli immigrati. Certo, ovvio. Però attenzione che l'arrivo di immigrati, specie quando l'economia ricomincia a tirare, è naturale, endemico. Io mi ricordo quando c'erano le battaglie sugli immigrati a Treviso, il problema non era che ci fosse immigrati, era la casa, perché i posti di lavoro c'erano. Adesso abbiamo avuto una situazione di crisi, ma inevitabilmente si aprono sempre settori dove, andate a vedere dentro nei ristoranti dei nostri territori, e non i cuochi, ma gli aiuti cuochi, i lavapiatti, secondo voi ci sono giovani padani? Hai fatto un esempio straordinario. Io me lo ricordo quella polemica che io l'ho fatta con Confindustria al tempo di Treviso, perché loro a un certo punto ci hanno detto: guarda, voi non capite nulla, perché in realtà noi abbiamo bisogno di manodopera. Quindi il fatto che voi diciate di bloccare tutto, voi non lo capite. Qual è il tema? Che se poi ti arriva una flessione dell'economia e ti ritrovi con 30.000 persone a spasso, non so che Confindustria dice: nessun problema, me li ciuccio io. No, te ti arrangi, come? Non importa. Cioè, quello è che io criticavo. È stato chiamato. È molto comodo dire: non capisci nulla, tu politico, io ho bisogno di cose, ma quando arriva la crisi, questi li mandiamo a spasso e se li deve subire la comunità, il sindaco di turno, la regione. No, ragazzi. Mettiamoci o abbiamo una visione complessiva del tema. Come risponde a Roberto Marcato? Perché io l'avevo detto e poi è successo esattamente così quello che ha detto. Rispondo a Marcato. Allora, l'industria si sta muovendo da tanti anni. L'industria a Treviso. Lei è andato. Se arriva Renzi a Treviso, il Segaspea è mandato. Lei ha applaudito Renzi. Dica la verità. Quel giorno non c'era. Quel giorno non c'era. Quel giorno non c'era. Un anno dopo ho detto: Mattia, io ne ho mai visto. Mai visto. Quel giorno dice che non c'era. Non c'era. Io ho invitato lei in azienda da me. Penso. L'ho invitato in azienda da me. Allora, attento, cerchiamo di essere chiari. Noi abbiamo un'industria manifatturiera che ha un peso importantissimo nell'economia, ok? E questo i politici, e te lo dico dai tempi in cui ero presidente dei metalmeccanici, vicepresidente di Federmeccanica Nazionale. Questo io ho sempre trovato difficoltà a spiegare ai politici che il mondo manifatturiero non può sparire dall'oggi al domani. Certo. In Veneto.
Questo non significa che il mondo manifatturiero, che secondo me rimarrà e che ricordo rappresentava il 46% dell'economia veneta, e qualcheduno diceva vi ridurrete al 20%, 25%, ormai è tutto terziario, tutto moda. Io continuavo a dire servizi, attenzione che la moda in Italia in un anno muove quello che noi metalmeccanici muoviamo in un giorno, per cui fatevi bene le proporzioni. Questo non arrivava ad essere capito. Ecco, oggi la situazione è che volete chiamarla Industry 4.0, volete chiamarla con un altro nome, c'è un mondo tecnologico che comunque, a prescindere dal nome che vogliamo dargli, magari a voi, alla Lega non è simpatico un Industry 4.0, chiamatelo con un altro nome, non interessa, ma è un fatto oggettivo, noi abbiamo bisogno di dipendenti, di collaboratori preparati, ok? Quindi a me, nel momento in cui mi vesto da imprenditore, non interessa se viene dall'Italia o se viene dall'Algeria, cioè, a me pare su 108 dipendenti avere 12 nazionalità, 13 nazionalità, proprio ne ho di tutti i generi, ok? Sinceramente a me non interessa da dove vengono, a me interessa che sappiano fare un certo mestiere e lo facciano bene, e non credo che sia l'industria quella che butta via le persone nel momento in cui hanno capacità. Anzi, noi continuiamo ad avere il problema contrario, certo, che è non abbiamo persone sufficientemente capaci per garantire quella continuità tecnologica che ci permette di rimanere ad alto livello sul mercato mondiale. E te lo dico da imprenditore che esporta l'80% della propria produzione. Per rimanere su questo livello, per continuare ad esportare in tutto il mondo, io ho bisogno di avere in azienda persone di altissimo livello che non sono quelli che arrivano impreparati, sono persone che sono tecnici, operai specializzati, ma veramente certo, specializzati, cioè per un certo, sindacalista parlo di quinti livelli, certo, ok? Certo. Non parlo quello. Certo. Ecco, noi non li buttiamo a mare così come Ma nelle nostre fabbriche è pieno di lavoratori che erano gli immigrati clandestini di vent'anni fa, che sono nelle nostre fabbriche, e cioè, nelle catene di montaggio, ecco, che lavorano, hanno messo su famiglia, non ci sono molto, vivono qui. Ma io ti devo dire una cosa, nelle nostre scuole. Se dall'oratorio Don Bosco, okay, escono ragazzi di origine albanese che però sanno utilizzare le macchine che costano un milione di euro, ma io assicuro quelli, perché io non posso assumere un laureato in giurisprudenza e metterlo su una macchina che vale un milione di euro. Ma vi assicuro, non sa fare le moltiplicazioni e divisioni. Cosa mi interessa a me sto laureato in scienze politiche se non sa fare moltiplicazioni e divisioni, se non mi sa guidare una macchina di quel genere? Ma questo, da assessore ai flussi migratori, vi assicuro che il Veneto, la regione Veneto che è governata da sti leghisti, razzisti, eccetera, no? Per quanto riguarda l'immigrazione regolare, cioè noi mettiamo soldi, facciamo integrazione, promuoviamo i corsi di aggiornamento, promuoviamo l'integrazione su quelli regolari che hanno fatto un percorso. Se poi però vediamo quello che succede quando arrivano questi profughi, tutti questi ragazzi da 20 anni in su, che sono tutto il giorno senza far niente, che si permettono a volte di buttare il cibo, di eccetera, stiamo parlando di un'altra cosa? Sì, ma assolutamente d'accordo su questo. Ma i lavoratori stranieri, che ormai non sono più stranieri, perché ormai noi ne abbiamo, cioè sono diventati anche italiani nel frattempo, ma non hanno mai avuto problemi di integrazione in Veneto, lo straniero che lavora, di origine straniera che lavora. Il problema però è un altro, perché l'ultimo rapporto sull'immigrazione veneta, che è stato da poco insomma varato, cioè noi abbiamo oggi circa 510.000 immigrati regolari, in calo però. Perché stanno tornando a casa, perché non c'è più, c'è stata la crisi che adesso siamo in una ripresa eccetera, che ha fatto sì però che molti hanno fatto le valigie e sono tornati a casa, ed erano quelli che erano regolari, integrati, si sono spostati in Europa, e gli italiani potevano spostarsi in Europa. Attenzione, che potrebbero essere quelli che fanno quello che gli emigrati italiani hanno fatto 30 anni fa, cioè sono quelli che vanno a farci concorrenza, perché in fondo la forza del merito, questi profughi che arrivano e che i casi sono due: o non lavorano e stanno tutto il giorno col telefonino in mano, oppure si decide una bella volta che devono darsi da fare, anche perché hanno 20 anni, sono forti, sono giovani, ed è anche poco bello vedere giovani che non fanno nulla tutto il giorno. È un brutto esempio, no?
ma non rischiamo di creare delle sacche di lavoratori con pochi diritti sindacali? Lei che fa il sindacalista. No, però attenzione. A basso prezzo. Un ragazzo che è in un centro accoglienza per il riconoscimento dello stato di rifugiato, dopo i 3 mesi può anche lavorare regolarmente, se trova, ovvio che è difficile che trovi. Molto spesso fanno dei lavori di pubblica utilità, lavori solamente utili, puliscono il giardino, e lo fanno anche a Treviso. Il problema semmai è un altro, che molto spesso a questi ragazzi gli diciamo impara l'italiano, frequenta i corsi, trova un lavoro e magari alla fine di questo percorso finisce l'anno, va in commissione gli dicono tu non sei un profugo, adesso devi andare via, a quello che ha cercato di magari di integrarsi, perché il problema è esattamente questo. Noi li teniamo in questa bolla burocratica amministrativa per un anno per decidere se sono richiedenti asilo o meno. Se sono richiedenti asilo li mettiamo in strada, cioè escono dai centri di accoglienza, vanno in strada, se non lo sono li mettiamo in strada lo stesso, perché in realtà poi dopo non hanno i documenti e vivono in condizioni disperate. Noi abbiamo quel problema lì, che abbiamo allungato enormemente i tempi con cui riconosciamo se uno è un richiedente asilo o no. E poi comunque io lo ridico, guardate che l'altra cosa è che o tu hai accordi internazionali con quei paesi, in modo tale che chi non è un profugo hai l'accordo col paese per rimandarlo nel suo paese, oppure è difficilissimo rimandarli a casa. Allora, siccome il governo Conte intanto va avanti, si sta strutturando, si sta formando, sono usciti i nomi di alcuni sottosegretari veneti. Allora, Bitonci, sottosegretario per l'economia e le finanze, e Franco Manzato per le politiche agricole, alimentari e forestali. Mercato. Manzato e Bitonci. I due sottosegretari. Sì. Manzato all'agricoltura e Bitonci all'economia. Esatto, come parla pure liberamente. Dov'è il tema? Benissimo, venga, parlai voi. So adesso che sei Dori, ma la fede. Non era attento, potevi dire qualcosa con più entusiasmo. Ma no, perché lo sapevo, era novità. Beh, Manzato si sapeva l'esperienza. Sicuramente hanno pescato tra le persone che avevano dell'esperienza, insomma, sia parlamentare che comunque. C'è stato comunque al Senato, ha fatto il terzo mandato. Che hanno un po' di esperienza, perché insomma è importante quindi conoscere un po' i meccanismi della Camera. Lei non ascolti la Camera. Perché da quando sei da Presidente del Consiglio siamo andati, però non ascolti. Sentite, c'è da registrare sul fronte degli immigrati, dei profughi, degli arrivi di questa nave Aquarius che sta vagando per il Mediterraneo. Ma pare che stia andando adesso, perché hanno già messo una corvetta della Guardia Costiera e una della Marina che hanno caricato anche appunto parte. Sì, ma li stanno caricando per portarli in Spagna. C'è da registrare, dicevo, la soddisfazione di Tripoli, della Libia, perché secondo Tripoli è necessaria la linea dura. Dicono non li vogliamo. Ma voi europei con la vostra cieca politica umanitaria ci create problemi immensi. Ecco, la linea umanitaria sta creando problemi immensi? Io penso che Tripoli non posso proprio parlare, nel senso che in Libia hanno le bande armate finanziate da sciarpe di esseri umani. Cioè che loro si permettono di Tripoli qualsiasi. Ma sono tutti? Vabbè, appunto. Cioè, ma ci siamo resi conto che tutti si permettono di dirci di dare a noi l'Italia. E di dirci cosa dobbiamo fare. In Libia si mettono a combattere i trafficanti esseri umani che tengono queste persone in lager, che li uccidono, che li ricattano, che li depredano, che si occupino di questo piuttosto. La verso che debbano essere i leghisti a difendere il nazionalismo, questo è il massimo della politica. Certo, perché, però Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle dice: l'Italia ha smesso di chinare la testa e di obbedire. Intanto però bisogna anche registrare dentro il Movimento 5 Stelle una spaccatura, perché comunque c'è sempre la linea, una parte, un'anima del Movimento 5 Stelle, che per esempio fa capo all'attuale Presidente della Camera, che invece si sta
po' discostando, sta prendendo le distanze da questa linea della fermezza. Allora, quindi mentre Salvini va avanti in modo molto chiaro, potrà ottenere dei consensi, potrà non ottenerli, però sta andando avanti in modo molto pragmatico e chiaro. Intanto il Movimento 5 Stelle si sta spaccando. Ecco, non rischiate in questo governo giallo-verde di essere poi fagocitati dalla Lega? Dobbiamo assolutamente farci sentire. E quello che ha avuto luogo in questi giorni è che c'è un'anima all'interno del Movimento 5 Stelle che ha voluto comunque mettere in luce quella che è il lato umano di tutta questa vicenda, e per fortuna anche che c'è stata un'attenzione, perché non va mai dimenticato che abbiamo a che fare anche comunque con donne e con bambini. Quindi mi fa piacere che ci sia anche sempre un'altra parte all'interno del governo che comunque mette nelle condizioni di vedere la prospettiva. Però 360 ha preso gradi. Le distanze con un post che poi ha cancellato. Non ha dato però, ecco, non c'è però la di vista un'ingenuità del sindaco di Livorno, perché i porti non sono del sindaco ma sono di competenza del Ministero delle Infrastrutture. Nogarin ha fatto questo post in cui ha preso le distanze, ha detto che comunque il porto di Livorno è aperto, tranne poi appunto cancellare questo post. Certo, Nogarin sta portando avanti questa linea insieme a Fico, per cui non si può non registrare una spaccatura nel Movimento 5 non Stelle, c'è una compattezza sono della sensibilità Lega diverse parte. Al problema ecco. Sono sensibilità diverse e io ritengo che è giusto che ci siano, anche non per non perdere creare... di vista il lato umano. No, perché Toninelli è stato molto deciso. Disorientamento nei vostri elettori? No. Sia Di Maio, tra l'altro poche ore fa, sia Toninelli hanno ribadito questa linea, che è in perfetta sintonia con la Lega. Cioè quello di chiudere i porti e di ammettere che l'Italia fino ad oggi è stato un paese solidale, ma non può essere solidale solo l'Italia. Anche gli altri paesi devono comportarsi come si è comportata l'Italia fino adesso. E questa è una linea chiara, univoca, portata avanti sia dal 5 Stelle che dalla Lega. Ben venga che ci siano delle anime, delle sensibilità all'interno che non facciano mai perdere di vista anche quello che è la tragedia, il lato umano che comunque questa situazione comporta. E Grillo è il portavoce di quell'anima che ogni tanto esce. Io non so, Grillo, cosa pensi, perché guarda, io non l'ho mai sentito. In Veneto non l'abbiamo mai sentito, non ci ha mai detto neanche cosa dire né cosa fare. Quindi qualche uno che esprime le sue espressioni e lo lasciamo dire. Noi abbiamo la nostra linea, il nostro programma, andiamo avanti in maniera molto coerente, assolutamente. Sì, non che dice... un partito così grande che prende il 30% dei voti come i Grillini abbia all'interno anche idee e culture diverse, comprensibile. È molto trasversale. Io conosco un sacco di persone che hanno sostenuto i Grillini, che votavano, che pensare di governare insieme alla Lega Nord possono avere dei disturbi, diciamo così. Vedremo quanto durerà questa cosa, perché ripeto, noi continuiamo a parlare sempre di immigrati, ma ribadisco che ci sono alcune questioni economiche piuttosto importanti, compreso tra l'altro la questione dell'aumento dell'IVA automatico, sul quale il governo alla fine della nave Aquarius dovrà dire cosa farà su alcune scelte economiche ben precise per l'Italia. E per le nostre banche? Di Maio ha già detto che bloccherà, già promessa con commercio. Ma basta dirlo, dobbiamo farlo, cioè, perché quelle sono clausole di salvaguardia automatiche dell'IVA. 9 giorni si è insediato. No, sì, 80 giorni per fare il governo, però. 9 giorni, il governo di lui ci ha messo 6 mesi. Ecco, quindi voglio dire 9 giorni, diamo tempo. Stiamo un argomento che sicuramente metterà d'accordo tutti quanti, perché li amiamo tutti gli alpini. Sto parlando della adunata del Triveneto. C'è un servizio, vediamo un po'. Capita di Veneto. Io ho messo fuori le bandiere e non vado in montagna a fare il weekend come al solito, proprio per vedere la sfilata. Ma già parteciperà? Senza dubbio, sono alpino anch'io. Da venerdì a domenica sono qui. Per me è una cosa proprio sentita, nel senso che è il ricordo di tutto quello che i nostri vecchi hanno dato e mi sembrava giusto ricordare. Significa portare allegria e ricordare anche i tempi purtroppo bui della nostra storia. Tutti quanti abbiamo le bandiere fuori ormai. Sì, quest'anno è in pianta stabile la bandiera fuori.
colori alle finestre, sulle vetrine, nelle strade, Vittorio Veneto si prepara ad accogliere le penne nere che dai prossimi giorni invaderanno la città per il raduno triveneto degli alpini nel centenario della fine della Grande Guerra. Macchina organizzativa a pieno regime per mettere a frutto 18 mesi di lavoro. Il via ufficiale venerdì alle 10 con la cerimonia dell'alzabandiera in Piazza del Popolo. Poi c'è un programma di 3 giorni molto nutrito che poggia, ecco, sui valori alpini, sulle tradizioni nostre, quindi cultura, rievocazione, storia, memoria. Per la sfilata di domenica attese 25.000 penne nere, forse addirittura 30.000. Grande attesa, soprattutto tra i più piccoli, per la presenza dell'ormai mitico iroso, il mulo con le stellette, icona del reparto Salmerie. Ben 39 anni che corrispondono a 118 se rapportati alla vita dell'essere umano. Noi ci stiamo adoperando e lo curiamo al meglio possibile. Noi speriamo che Iroso possa essere qua con noi sabato mattina, giorno 16, per essere un punto di riferimento in quanto appunto è l'icona del binomio mulo alpino. Eccoci qua di nuovo in studio. Chi è che andrà di voi a partecipare a questa adunata? A vederla? No, io no. Lei no. No, no, perché non posso, no, perché... Perché no. Siete... Beh, comunque ci saranno sicuramente tantissimi veneti che andranno dagli alpini, che sono amati davvero da tutti, sono un simbolo anche della solidarietà. Sì, ma anche gli alpini, comunque, perché poi si ricorda sempre, non so, l'alpino, la guerra, il ricordo, cioè non dimentichiamoci che questa gente qua è sempre la prima ad arrivare nei teatri dove c'è bisogno, terremoti, alluvioni. Cioè, perché poi dico, sono amati, grazie, okay. Sono amati, sono impegnati nel sociale in una maniera pazzesca, sì. E raccolgono fondi, sì. E se c'è un problema tu li chiami e arrivano, cioè ragazzi, se lo meritano tutti. Quando hanno fatto la sfilata a Treviso, quella 2 anni fa, l'anno scorso, la città era invasa, il giorno che sono partiti era pulita. C'è la città, questo, ciao ragazzi. E questa è la dimostrazione di uno spirito anche molto civile, sì. E ma, di una cultura ma, che ma si può esportare. Ma infatti i discorsi che sono venuti fuori durante la campagna elettorale, che Salvini ha ribadito anche pochi giorni fa, o quello che siamo d'accordo nel ripristinare un servizio di leva obbligatorio, è proprio perché cioè, il servizio di leva aveva dei valori e trasmetteva tutta una serie di cose che erano proprio quelle dell'ordine, le regole, il decoro, la pulizia, la fermezza, che oggi, insomma, noi sappiamo, oggi dobbiamo affrontare quotidianamente problemi di disagio giovanile e forse... Ma cioè, adesso l'obbligatorietà anche alle donne allora però? Entrambi. E quindi avere un servizio di questo tipo, che quindi va in questa direzione anche a fini di protezione civile, di servizi sociali o di altri, insomma di assistenza, sarebbe molto importante, perché vuol dire fare un percorso di cittadinanza attiva, di responsabilità, insomma, e credo che oggi ne avremo bisogno, insomma, perché oggi sappiamo, ci abbiamo visto, adesso è un altro discorso, ma i casi che è successo a Padova dell'insegnante picchiata dal genitore per il voto, eccetera, cioè di quel figlio, cioè mi chiedo, ma il genitore? No, ma appunto, ma quel figlio, cioè che educazione, che valori ha se un genitore? Quindi forse se ci fossero degli strumenti come questo aggiornato, cioè, quello che serve oggi, a mese 20 anni, che mi dice te hai fatto bene, ti imbarcato, cioè, sono aggiornato oggi, mica per fini bellici, però aggiornato alle necessità di oggi, io credo che sarebbe importante, sarebbe un valore aggiunto. Certo, allora vorrei ritornare un attimo sul tema dei migranti, dei profughi, perché su questo tema Salvini ha detto entro fine mese avrò un incontro, spero risolutivo, con la Libia, mentre il capo dello Stato, Mattarella, ha citato Saragat, ha detto fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ecco, da questo punto di vista... No, mi domando dov'è il Presidente del Consiglio Conte, perché alla fine lo sta facendo Salvini, perché se Salvini appunto fa il Ministro degli Interni, andrà in Libia e lo rifà anche il Ministro degli Esteri, fa il Presidente del Consiglio alla fine. Quindi effettivamente... Allora, anche qualche... Minniti è andato in Libia, se ne va, non so fare. Ma questo significa che effettivamente qualche dubbio che c'era su Conte... Ma lui l'ha fatto anche Minniti per avviare...
cambiare i rapporti. Cioè, chi dai, dai, è una competenza del Ministero degli Interni. Cioè, forse era un dire, cioè, però adesso va bene tutto, ma è il tema principale della situazione politica del nostro paese in questi giorni, no? E che il Presidente del Consiglio risponda a domanda, non ho nulla da dire perché probabilmente non hanno autorizzato, ci rende imbarazzante. Va bene che vada Salvini, perché è il Ministro degli Interni, ma il Presidente del Consiglio, io capisco che è capitato per caso, cioè voglio dire, no, è andato l'altra volta al G7, ha detto io sono per togliere le sanzioni alla Russia, cioè, però, anzi no, cioè, voglio dire, Berlusconi era massa guascone, Renzi era massa protagonista, Gentiloni era massa taciturno, cioè, ragazzi, no, ma basta che dia sinivita, cioè, va bene. Il Presidente tempo, voi, diamo tempo, diamo cioè, tempo. Monti era massa impacchettato. Probabilmente era anche in aereo quando è successo tutto. Lei dice. Dai. Poi Simone Borile, che se non quello sbaglio, Renzi, mi corregga se sbaglio, Simone Borile, che lei ha una laurea magistrale con indirizzo immigrazione e integrazione, giusto? Lui è un esperto, lei ha studiato proprio sui libri, lui ha studiato la materia, l'esperto. Ecco, lo riveliamo, mi scusi se non ho rivelato, ne ha tre, ecco, ha tre lauree, quindi si può anche decidere quale prendere. In questo caso è cultura libica. Ecco, dal punto di vista, visto che lei è stato uno studioso del tema, scientifico, in questo momento come giudica questa linea della fermezza di Salvini, che secondo molti osservatori è una presa di posizione che serve a prendere voti, ma invece secondo altri è una posizione netta che doveva essere assunta molto tempo prima dai governi precedenti, e finalmente c'è chi dice finalmente Salvini ha avuto il coraggio di dire che re è nudo, cioè ha avuto il coraggio di dire quello che si deve fare. Allora, il tema dell'immigrazione è un tema che è sempre stato cavalcato dalla Lega. Io l'ho detto prima, più avremo sbarchi in Italia, più il consenso della Lega crescerà inevitabilmente, perché è un tema che ormai la Lega ha fatto suo, ha creato, se vogliamo anche, ma per una questione che probabilmente c'è stata una mala gestione anche del fenomeno migratorio, della gestione del fenomeno migratorio. Prima si è parlato di un anno nella classificazione dello status del migrante. No, sono 2 anni, attenzione. Due anni che noi tratteniamo qui queste persone, attenzione, con dei costi che sappiamo benissimo di 5 miliardi. Quindi siamo in presenza non di una situazione emergenziale, ma di una situazione che si è strutturata, che si è in un qualche modo probabilmente aperto un canale, una porta, e ha favorito anche l'ingresso probabilmente. Quando noi dicevamo del 5 Stelle che eravamo contro questo business economico, perché di fatto noi avevamo, ed è stato poi anche attestato ai piani alti e ai vertici, che probabilmente abbiamo favorito anche questo ingresso, rendendoci disponenti, accoglienti, e innescando un meccanismo anche perverso, vizioso, economico, che ci ha fatto comodo sostenere e finanziare, dove si sono aggregate delle forme e delle sacche criminali, perché bisogna dire anche questo, perché non è solamente poi la gestione del migrante, c'è tutto il mercato illegale che si crea all'intorno di questi fenomeni, perché poi succede spaccio di droga, prostituzione, ma anche sfruttamento lavorativo. Questo è un altro fenomeno, tra l'altro, di paraschiavismo, e quindi va tutelato, e che non è, ed è un fenomeno estremamente invisibile, questi tipi di mercati e di paraschiavismo, così come definito. Quindi, in definitiva, è un tema questo che la Lega ha fatto suo in campagna elettorale, continua a fare il suo, lo gestisce Salvini. Io sono convinto che più sbarchi ci saranno, più la Lega crescerà di consenso. Mi dispiace però, questo lo dico da antropologo, che si sia creato il pregiudizio e lo stereotipo dello straniero criminale. Questo mi dispiace molto. E purtroppo queste forme di razzismo nascono proprio quando abbiamo all'interno di un determinato
territorio una saturazione o una impossibilità di integrare e includere determinati soggetti proprio perché le condizioni socio-economiche del paese in quel momento là non lo consentono. Noi non riusciamo a dare lavoro a 600.000 persone, diciamo la verità, non stiamo vivendo in un contesto socio-economico ahimè favorevole, forse adesso ne stiamo uscendo dalla crisi, però è vero che questa forma di a loro sì e a noi no, a loro danno i 35 euro, un figlio a casa no, il pensionato che non arriva, questo aumenta inevitabilmente. Vabbè, però questo sentimento è un dato razzistico. Di fatto, questo è un dato di è fatto un sentimento che succede, razzistico, no? Però prima si diceva un tempo quando venivano e c'era possibilità di collocarli non c'era il sentimento razzistico. C'era il problema della casa. Beh, era insomma, diverso, cioè, sì, certo. Ma non era visto negativamente. Però... cioè c'era una forma di tolleranza, di accettazione. Il razzismo nasce nel momento in cui non ci sono presupposti per l'integrazione. Va anche detto poi che di 100 persone che vengono qua solo 35 godono dello status giuridico, non tutti provengono da contesti bellici. Ecco, da andiamo a vedere il Bangladesh. Esatto, da questo punto di vista chiedere, mi scusi, adesso le do la parola, chiedere lo status di profugo, quindi richiedere asilo, sì. Può diventare un alibi per sviare il problema della clandestinità? Ma allora, noi dovremmo in teoria andare indietro con gli anni, se vogliamo dire, alla legge Bossi-Fini. Ricordiamo che quella era una legge che consentiva solamente se tu hai un lavoro puoi venire in Italia. Cosa? Ma erano anche impossibile. Altri contesti. Ecco, ovviamente, non, in altre parole, se uno ti chiamava, avevi il lavoro, potevi entrare, altrimenti entravi dentro col canale di rifugiato. Quindi è chiaro che tutti sono entrati attraverso questo tipo di, godendo di questo tipo di status. Ma è difficilissimo classificare queste persone. Io mi sono rivolto alla questura, alla prefettura, loro dicono, noi abbiamo schedato tutti. Cos'è che avete schedato voi? Non sappiamo da dove vengono, queste sono persone che non hanno documenti, che possono comunque indicare delle generalità che noi non riusciamo a riscontrare nell'immediato. Quindi non è vero che abbiamo una mappatura anche di queste persone, facciamo un'enorme difficoltà da questo però punto di vista. Però si sa da dove partono, Lanzarini? No, allora, gli ultimi dati che io avevo dalla prefettura di Venezia erano questi, ma che erano quelli di aprile. Quindi non solo 2018 ma anche 2017, erano arrivati, quindi sono arrivati con i barconi, sbarcati, dopodiché accompagnati con i bus eccetera, circa 35.000 persone in Veneto, quindi quote già superiori, noi siamo dopo, mi sembra che c'era bene, la Lombardia prima, la Sicilia un terzo o quarta come regione, quindi non è che ci abbiamo dato, mi sembra, 35.000 persone circa. Di queste 35.000, quelle che oggi si trovano dentro gli SPRAR, che sono quelli gestiti dai comuni, eccetera, oppure negli altri centri, quelli quindi della cooperazione sociale, piuttosto gli appartamenti, le caserme, insomma, gli hotel, gli alberghi che sono stati trovati, sono circa 13.000-15.000. Se noi da 15.000 andiamo a 35.000, quindi vuol dire che 20.000 sono spariti subito. Quindi noi di quei 20.000 non sappiamo dove sono. Possono essere ancora nel Veneto, possono essere in giro per l'Italia, possono essere andati in Germania. Non sappiamo più niente. Non abbiamo più nessun riferimento. Non sono dentro le strutture. Quindi c'è un problema anche di gestione. Di chiudere una cosa. Questi fenomeni migratori sono molto diversi da 10-15 anni fa. Questi sono fenomeni di popolamento, cioè la gente viene qua per insediarsi. 15-20 anni fa, se noi vediamo il flusso rumeno, per esempio, quello era un transnazionalismo, cioè un pendolarismo. Cioè le persone costruivano una loro identità qua, ritornavano nel paese mantenendo l'altra identità. Quindi è un fenomeno migratorio completamente diverso, al quale non eravamo preparati probabilmente, al quale abbiamo risposto, ahimè, con delle strategie che per me sono state poco efficienti. Io sono stato a novembre in Serbia. Sono tutti maschi giovani, cioè quindi c'è una connotazione. Cioè non sono, cioè adesso, quelli che scappano... Perdonatemi. Come mai le donne sono coraggiose e non scappano dalla guerra? Se uno scappa dalla fame e dalla guerra... scapperà la persona, non dico anziana, però insomma, cioè il giovane di prestanza eccetera che può anche, cioè, perché sono tutti quelli che scappano? Perché la maggior parte sono uomini, giovani, è come se le donne o gli anziani non scappassero non dalla guerra. Allora qui diventa un alibi chiedere... Non è che vengono dal Pakistan, non è che vengono dall'Afghanistan, quelli che vengono è chiaro che allora richiedere asilo diventa un alibi.
Io l'ho detto prima, siccome non c'è un modo per migrare regolarmente in Europa, perché il modello Bossi-Fini che prevede che l'imprenditore decida che quel marocchino deve venire a lavorare da me, lo assumo mentre è in Marocco. Erano altri tempi, però. No, certo, ma è impossibile. Del suo tempo, certo, legge, certo, ma è impossibile. Attualmente il modo per migrare regolarmente, le quote sono chiuse, non c'è, e quindi arrivano con questo modo. Quelli che arrivano in Libia vengono dalle zone sub-Sahara, dove, a parte il Mali, forse in alcune, in Costa d'Avorio o in Senegal non c'è guerra, non c'è neanche particolari persecuzioni. A me la cosa che ho colpito, ed è la cosa che deve anche farci riflettere, io sono stato a novembre in Senegal proprio perché avevamo un progetto per cercare attraverso le comunità religiose del posto di spiegare che arrivare qui in quel modo non funziona, che poi alla fine qui non ottengono status di rifugiato. E noi abbiamo registrato che quelli che vengono qui non dicono alle loro famiglie che va tutto male, ok? Quando li vedete con i telefonini, queste cose, loro non dicono ma sono in centro accoglienza, i documenti mai non me li danno. Perché, come anche i nostri migranti al tempo, dicono che va tutto bene, un po' perché la famiglia si è indebitata. Un'altra cosa, non paragoniamo i nostri migranti con questo, perché è un'altra cosa. Posso dire? È una storia diversa. Ma tutte le storie sono diverse. Ma è una storia diversa o no? No, tutte le storie sono diverse. Allora, io stavo dicendo una cosa. No, perché non è che andavano, i nostri migranti non andavano col cellulare tutto il giorno a non fare, ecco appunto, ma non c'era neanche però a non fare niente. Si entrava nei paesi come gli Stati Uniti, come l'Australia, come il Canada, per andare a lavorare in Belgio, si andava a lavorare. Ma loro sono convinti di venire a lavorare. Cioè, quello che stavo cercando di dire io, che un ragazzo che parte dal Senegal viene qui non perché dice sono un profugo, ma perché vorrei i documenti e poter lavorare. Sì. A me la cosa che ha colpito è che il Senegal non è un paese sottosviluppato, è un paese dove quei ragazzi dovrebbero costruire il loro futuro lì. E invece pensano che la loro unica possibilità sia venire in Europa, perché pensano in Europa le cose siano più facili. Il grande inganno dei trafficanti di esseri umani è quello, per cui loro non dicono ai loro parenti a casa che va tutto male, anche perché appunto hanno speso i soldi, hanno rischiato la vita e quant'altro. Finché noi non cominciamo anche a segnalare questa cosa che avviene, che queste persone sono prese in giro, sono sfruttate, sono truffate da questi trafficanti di esseri umani, e questa è la questione. Guardate che comunque anche i veneti emigrano all'estero per andare a cercare di lavorare, anche questi vorrebbero. Al tempo forse le regole erano diverse, ma anche se non andavano a lavorare non entravano e non restavano nei paesi. Tanti veneti hanno vissuto di stenti. Sì, ma io posso dire quello che voglio? Perché non può dire che non si può dire questa cosa. No, ho detto perché l'immigrazione dei veneti è stata un'immigrazione anche di sofferenza. Certo, è proprio questo il problema. È stata un'immigrazione di sofferenza e di difficoltà. Certo. Voglio dire, e non è che andava sul biglietto di prima classe, ok? Però sono andati a lavorare. Ma allora c'è una differenza sostanziale però fra il migrante veneto o lombardo che andava in Sud America, in Canada, perché questi erano occidentali che andavano da altri occidentali. La cultura era una cultura occidentale. Qui c'è una differenza culturale abissale, cioè noi arrivano qua da noi persone che hanno delle culture che sono diametralmente opposte alla nostra, arrivano da posti dove ci sono leggi tribali. Io un esempio che faccio sempre è quella provincia del Pakistan, il Beluchistan, dove la donna che tradisce il marito, secondo l'usanza tribale, viene condannata a morte attraverso la lapidazione. Adesso, uno di questi qua che mi arriva in Italia per cercare lavoro, che approccio ha nei confronti della nostra cultura, nei confronti delle nostre leggi, nei confronti della donna, nei confronti del mondo dei diritti? Neanche i veneti in Australia, sai, si trovavano proprio a loro agio, perché avevano una cultura completamente diversa. No, però sono occidentali su occidentali. Qui c'è una difficoltà. Cioè, noi arrivano qua delle persone che partono da posti dove non c'è la legge, non ci sono i diritti, dove se tu sei omosessuale vieni impiccato a un albero. Cioè, uno che arriva qua con questo pensiero culturale, questo retaggio culturale, di fronte a uno che arriva di fronte alla coppia di fatto, che posizione ha? Quella di un regista medio. Quindi, comunque allora, adesso ormai la storia la sappiamo. Di Fontana, del ministro Fontana. Ormai la storia la sappiamo, il problema è come affrontarla. Perché adesso mi sembra che i 5 Stelle abbiano votato di togliere il reato di clandestinità. E quindi è una posizione completamente opposta a quella della Lega. Quindi io spero che adesso questo governo possa mettere in atto azioni
che ritengo siano sicuramente nell'ambito anche dell'azione congrui a quello che è un programma del centrodestra, ma spero che appunto non trovi ostacolo da una parte di quel governo che fa parte della maggioranza, che ha visto azioni e soprattutto votazioni in un certo senso, hanno eliminato il reato di clandestinità che secondo noi invece era deterrente per quanto riguarda appunto l'immigrazione. Quindi è su questo che vedremo i fatti e spero ci sia concretezza in quella che è una posizione che la Lega ha portato avanti all'interno anche del programma del centrodestra. Bene, Atalmi, è d'accordo con Conte? Il reato di clandestinità può arginare in qualche modo l'arrivo indiscriminato? Guarda, in realtà il reato di clandestinità era solo una complicazione per i tribunali, per le questure e quant'altro, perché era più complicato perseguire il reato di clandestinità, allungava i tempi, ma questo ha a che fare con il nostro sistema di giustizia. Guardate che negli altri paesi non sta al mondo che tu hai una commissione primo, secondo e terzo grado di giudizio per vedere se sei un richiedente asilo o meno. In Francia, che ci dicono che noi siamo vomitevoli, loro decidono che quest'anno sono profughi quelli che vengono dall'Afghanistan e da... dicono quali sono i paesi e basta. Molto. Noi abbiamo un sistema un po' più complesso, lungo, burocratico, tanto che Minniti peraltro ha in parte anche corretto. Dobbiamo tenere insieme, diciamo così, il rispetto del diritto della persona che deve dimostrare se è un profugo o meno, con una certa rapidità nel decidere, per in modo tale che lui non pensi di stare... Perché ripeto, se uno sta un anno e mezzo qui, va a scuola, va a lavorare, fa tutte queste cose, e alla fine diciamo, ah guarda che tu comunque non puoi avere lo stato rifugiato e andare via, immaginate anche la frustrazione, ma quando non hanno i requisiti poi per restare qui... Come facciamo a mandarli a casa? Vanno a casa davvero? No, quello è un altro problema. Sappiamo che abbiamo difficoltà nei respingimenti, ecco. Però c'è una contraddizione, perché se noi dobbiamo e dovremmo tutelare lo stato di profugo, cosa succede? Succede che noi, le persone che sono qui e sono in attesa e quindi rimangono qua i 2 anni e mezzo, vivono con quei famosi 35 euro al giorno, no? Quelli famosi, insomma, eccetera. Quelli che hanno... nel momento in cui hanno lo stato di profugo non hanno diritto a niente. Questi sono quelli che effettivamente hanno diritto di rimanere qua, scappano da guerra, fame, eccetera, certo. E non hanno più nessun tipo di assistenza. Quelli che invece sono qua in attesa e non avranno il diritto, e non avranno perché è la percentuale maggiore, rimangono qui a 35 euro al giorno per 2 anni e mezzo. Bisogna un'altra cosa che pochi sanno, che se uno ottiene lo status di rifugiato in Italia deve rimanere in Italia, che anche questa è un'anomalia, se tu Europa decidi che sono io che devo valutare se tu sei un rifugiato o meno, una volta che io l'ho valutato che è un rifugiato, potrà venire anche in Germania, no? No, tu devi chiedere il cambio del tuo status di rifugiato da italiano in tedesco, perché sennò devi rimanere in Italia, anche questa è un'anomalia. Ma perché noi dovremmo sostenere, cioè il nostro paese o comunque insomma la politica, una politica stato sana dovrebbe riconoscere chi ha diritto e poi sostenerlo finché non c'è un percorso di autonomia e di indipendenza. Questo sarebbe reale. Ecco, allora queste anomalie di cui abbiamo parlato tutti insieme verranno risolte ora con il nuovo governo? Sì, in qualche settimana lei vogliamo risolvere? No, perché noi io sono abbastanza convinto. No, lei deve essere la linea, certo, lei linea è convinto, ma poi bisogna convincere. Non è facile poi realizzare. Se buongiorno si vede dal mattino sui ferri d'acqua le abbiamo. Lei pensa di sì. Sì. Allora, anch'io sono convinta, mi auguro e sono anche fiduciosa, perché io credo insomma che c'è stata un'evoluzione insomma per arrivare a questo punto non semplice, ha prevalso la responsabilità e il buon senso. Io credo quindi che andremo in questa direzione. Ecco, il fronte dei populisti lo chiudiamo con Simone Borile. L'Italia non può essere il campo profughi d'Europa, questo qui no, quindi tutta l'Europa deve assumersi questa responsabilità di accogliere e di distribuire in quote ovviamente il numero di migranti che entrano in Europa. Maurizio Conte. Sicuramente sarei più fiducioso se fosse un governo di centrodestra. Mi affido al ruolo che ha la Lega, ho forti dubbi che l'altra parte della maggioranza possa coincidere con quelli che sono gli obiettivi di quello che era il centrodestra e che è della Lega. Nicola Tagli. Registreremo la differenza tra le risposte facili e le ricette facili del populismo e la realtà di governare. Luciano Miotto. Allora, io mi auguro che il governo riesca a risolvere la questione. Sicuramente hanno fatto bene a porre il problema
a tutta l'Europa di quello che sta succedendo. Mi auguro però che questo governo affronti anche qualche altro problema di cui stasera non abbiamo parlato. Alludo al problema IVA, alludo al problema legge finanziaria anno 2019, perché i giorni passano e non vorrei che lì cadesse tutto il cinema. E diamo colpa all'acquario. Ecco, e dopo... Intanto l'acquario, perché allora poi il problema nel Mediterraneo. E intanto l'Aquarius continua a vagare nel Mediterraneo. Io siamo in chiusura, se non sbaglio, per cui voglio ringraziare tutti i nostri ospiti, a cominciare da Luciano Miotto. Grazie a voi. Con Nicola Talmi. Buonanotte. Buonanotte, grazie da Talmi di essere venuto. Voglio ringraziare Maurizio Conte. Buonanotte. Manuela Lanzarin. Grazie a voi. Roberto Marcato. E Simone Borile, grazie a tutti, grazie a tutti. Spero che voi a casa ci abbiate seguito, vi siate divertiti, magari certi temi li avete, magari anche, perché no, alcuni temi li avrete condivisi, altri invece sarete stati appunto contrariati, come diceva anche Maurizio Conte, però insomma in ogni caso siete stati in nostra compagnia e io per questo vi ringrazio. Vi lascio con gli altri programmi di Rete Veneta e auguro una buona notte a tutti quanti. A presto. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.